Buonasera a tutti e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'infinito dentro un bisogno. L'incontro, l'appuntamento che abitualmente dedichiamo al mondo del volontariato e del no profit, sempre con l'attenzione di cogliere in qualche modo i temi del positivo. Questa sera abbiamo con noi due ospiti graditissime, che saluto e ringrazio di essere qui con noi. Federica Corda, buonasera, Buonasera. segretaria generale della Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio-Ossola, e Caterina Mandarini, direttore del Centro Servizi per il Territorio Novara VCO. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Grazie davvero perché la vostra presenza questa sera ci dà l'opportunità di affrontare un tema che a noi sta particolarmente caro, che è il tema, diciamo così, della sussidiarietà, anche se questa sera lo affronteremo in una maniera concreta, tra virgolette, senza nulla togliere l'importanza del principio che è anche riconosciuto all'interno della nostra Carta Costituzionale. Questa sera noi parleremo di applicazioni del principio di sussidiarietà all'interno del nostro territorio e con forme e formule concrete. Io inizierei con Federica, così vediamo di inquadrare come se dovessimo fare in qualche modo una sorta di scheda della Fondazione Comunitaria del VCO, quando è nata, cosa fa, in che ambito opera, quali Certo. sono gli strumenti che adotta. Certo, Fondazione Comunitaria del VCO nasce nel 2006 grazie al fondamentale supporto di Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo che attivano questo progetto di costituzione di fondazioni di comunità nei territori principalmente della Lombardia e del Piemonte. Il supporto delle due fondazioni è assolutamente fondamentale, come dicevo, perché grazie ai primi trasferimenti economici Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio-Ossola riesce a impostare la prima attività erogativa tramite l'emissione dei bandi che molte delle nostre organizzazioni no profit territoriali ben conoscono. In realtà la missione della Fondazione del VCO non è solo quella di erogare delle risorse, come invece è proprio specifico delle fondazioni erogative a livello nazionale, ma la nostra missione è anche quella di attivare donazioni, promuovere la cultura del dono per il territorio e a favore del territorio. Quindi abbiamo questa anima bivalente, da una parte l'attività erogativa a sostegno di organizzazioni no profit operanti nel Verbano Cusio-Ossola e dall'altra questo ruolo di intermediazione filantropica che pone da una parte i donatori e dall'altra di nuovo il mondo sociale, il mondo no profit Ecco, territoriale. perché in qualche modo questo comunitaria, no, rende subito l'idea, magari a differenza di altri enti appunto, che sono soltanto erogativi, questa funzione, no, in qualche modo di Esattamente. unire un territorio all'interno di una missione, per la quale è anche molto importante la cultura del dono. Fondamentale, assolutamente. Come dicevo, è proprio la missione specifica che le fondazioni di comunità si pongono all'interno dei loro territori di riferimento. Noi abbiamo diversi strumenti attraverso il quale promuoviamo non solo a livello culturale questo tema che è molto importante. Uno di questi strumenti è appunto la costituzione di fondi patrimoniali. Oggi siamo arrivati ad averne 50 costituiti al nostro interno. Sono delle piccole fondazioni all'interno della fondazione, attraverso i quali donatori privati, imprese, anche organizzazioni no profit o semplici cittadini decidono di collaborare con la fondazione nel sostegno di alcune cause sociali o di iniziative importanti che ritengono opportuno sostenere. Ecco, questa modalità in qualche modo aiuta davvero i cittadini a sentire la fondazione come qualcosa di loro, al Sì, punto tale. mi scusi se l'ho interrotta, dicevo, aiuta proprio i cittadini a rendersi attivi e partecipi rispetto alle attività della fondazione. Al punto tale che stavo dicendo che in qualche modo è stata lanciata una sfida importante qualche anno Sì, fa e che è stata vinta. Ce la assolutamente. racconta? Sì, la sfida è stato il tema forte di questi primi 10 anni. La sfida è stata lanciata da Fondazione Cariplo, che ha chiesto alla Fondazione di Comunità del Verbano Cusio-Ossola di raccogliere una cifra imponente, pari a 5.160.000 euro di donazioni patrimoniali, per arrivare proprio a costituire patrimonialmente la Fondazione di Comunità. Grazie all'importante supporto di Compagnia di San Paolo, che ha fatto quasi il 50% di questa raccolta, possiamo dire che la restante parte è stata completamente raccolta dal territorio. E questa è anche un'occasione per ringraziare i donatori e i cittadini e le aziende che in questi anni sono stati vicini alla Fondazione e hanno creduto in questo progetto che è davvero unico e importantissimo per lo sviluppo di questo territorio. Bene, passiamo al Centro Servizi per il Territorio Novara VCO. Caterina,
Mandarini direttore quando nasce il Centro Servizi, proprio una piccolissima carta d'identità anche di questa realtà, che opera anche lei sul territorio, sempre nell'ambito in qualche modo del non profit, del volontariato, con un taglio differente da quello della Fondazione Comunitaria. Certo. Allora, il Centro Servizi nasce nel 2002 come Centro Servizi del VCO e nell'ambito della legge quadro sul volontariato, la 266 del 91, per cui sono stati istituiti appunto nell'ambito di questa legge nazionale i centri di servizio per il volontariato che si fossero a supporto delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale. Nel territorio piemontese, proprio nel 2002 è uscito un bando e sono stati realizzati un centro di servizi per ogni territorio provinciale. Poi recentemente nel 2015 c'è stata una riorganizzazione voluta dagli stessi centri di servizio, per cui da 9 centri di servizio, cioè uno per ogni provincia, si è passati a 5 centri di servizio. E il nostro centro di servizi, che appunto nasce nel 2002 ma era soltanto per il Verbano Cusio-Ossola, diventa centro di servizi per il territorio, comprendente sia la provincia di Novara sia la provincia di Verbano Cusio-Ossola. Ecco, c'è questa parola servizi, no? Che ritorna continuamente, perché è lo specifico di questa realtà? Sì, è proprio appunto diverso da una realtà come le fondazioni bancarie, anzi tra l'altro i centri di servizio sono finanziati dalle fondazioni bancarie, perché proprio per legge un quindicesimo degli utili fondazioni sono destinate a questo fondo per sostenere il volontariato. La nostra caratteristica è che noi diamo servizi all'associazione di volontariato, servizi sia di tipo materiale, nel senso che avendo delle sedi, noi abbiamo una sede a Domodossola, a Verbania, a Omegna, a Novara, a Borgomanero, per cui le associazioni possono avere la propria sede legale, la propria domiciliazione presso di noi e questo comporta un risparmio di tutte le spese di gestione che dovrebbe diversamente avere un'associazione. E non so, diamo le attrezzature, abbiamo un pulmino, abbiamo computer, abbiamo postazioni attrezzate. E poi servizi immateriali, per cui le consulenze, che è la cosa di cui, il servizio di cui usufruiscono di più le nostre associazioni fiscali, amministrative, giuridiche, progettuali, appunto anche per la presentazione dei progetti, la formazione, tutti i servizi di promozione, di comunicazione, abbiamo anche un centro stampa per cui le aiutiamo sia nell'elaborazione della grafica, di eventuali loro strumenti promozionali, alla stampa vera e propria, anche a colori, e poi proprio ai servizi di comunicazione come questa trasmissione è una delle dei servizi che noi appunto mettiamo a disposizione delle nostre associazioni, gli spot televisivi, servizi radiofonici, insomma tutto quello che può servire a promuovere, a qualificare, a sostenere l'organizzazione del volontariato. La cultura della solidarietà in generale. Prima accennavamo rispetto alla Fondazione Comunitaria appunto progetti, no? Progetti è una parola che ritorna spesso. Allora io prima di lanciare un po' il motivo per cui siamo qui oggi, cioè i bandi, no? Farei vedere uno spezzone piccolo di un progetto già realizzato per far vedere come questa attenzione sia incarnata e faccia già parte in qualche modo della nostra storia. Il punto forte dell'intervento fin dai primi tempi è stato quello di considerare sempre al centro di ogni intervento la persona, il soggetto disabile, nella sua globalità, inteso proprio come unità biopsicosociale, cioè come persona che ha una mente, un corpo e che vive in un contesto sociale. Siamo nella piscina riabilitativa del centro, ha una temperatura di 32-33 gradi. E questo è molto importante perché permette di svolgere delle terapie anche a persone che hanno una ridottissima capacità di movimento. La realizzazione della palestra, i lavori di rimodernamento degli impianti della piscina, miglioramento degli accessi, fanno parte dei lavori di ristrutturazione che sono iniziati nel 2011 e si sono conclusi nell'inaugurazione del primo lotto nel maggio del 2012. Con la Fondazione Comunitaria del VCO abbiamo un lungo percorso di collaborazione in diversi ambiti.
Abbiamo aderito alla costituzione di un fondo Associazione Centro Vigilò nell'ambito della Fondazione Comunitaria proprio per rendere più strutturale questo rapporto, per fare in modo che si possano costruire dei progetti di più largo respiro e che siano duraturi nel tempo. Bene, questo è proprio un esempio di quello che la Fondazione Comunitaria ha fatto e può fare sul territorio. Sabato 25 sono stati presentati i nuovi bandi, i bandi del 2017. Assolutamente, sì. Sabato 25 al Tecnoparco abbiamo presentato quella che è la nostra attività per il 2017. I primi 5 bandi che abbiamo presentato si riferiscono, il primo al settore arte e cultura, è un bando che mette a disposizione un budget di 200.000 euro, è aperto a tutte le organizzazioni no profit operanti nel Verbano Cusio-Ossola e anche a enti pubblici che però devono candidarsi in partenariato con un ente del terzo settore. Il secondo bando è un bando dedicato al settore ambiente, anche qui il budget è piuttosto importante, sono 200.000 euro, il massimo contributo che la Fondazione andrà a stanziare per questo bando sono 15.000 euro, gli enti ammissibili sono gli stessi e valgono per tutti i bandi, la scadenza di questo bando è prevista per giugno, così come quella del terzo bando, invece dedicato al settore educazione ed istruzione. Il budget qui messo a disposizione è 100.000 euro, mentre il quarto bando è dedicato al settore sport dilettantistico, a favore di giovani abbiamo individuato una fascia che è quella che va dai 0 ai 12 anni, proprio per dare un supporto ai giovanissimi del territorio. Il budget qui è un budget di 50.000 euro con un contributo massimo erogabile fino a 5.000. L'ultimo bando è quello invece dedicato al settore assistenza sociale, che è un bando che rientra annualmente nella nostra programmazione e che riteniamo uno dei fondamentali. È un budget di 200.000 euro, bando in scadenza ad ottobre e aperto a tutte le organizzazioni che operano indistintamente in questo settore di intervento. E questi bandi colpiscono settori molto diversi, sì, fra loro, che probabilmente vanno a coprire un po' quello che è l'esperienza maturata in questi anni dei bisogni e delle esigenze. Che riscontro c'è in genere rispetto a... Come ho anticipato, il riscontro più forte che abbiamo arriva dal settore dell'assistenza sociale, quindi tutte le organizzazioni che operano in questo ambito hanno un dichiarato bisogno che viene espresso puntualmente ogni anno. Questa è la ragione per la quale la Fondazione si impegna con delle risorse piuttosto importanti e offre l'opportunità appunto a tutto il mondo no profit di candidare progetti nei vari settori specifici dell'assistenza sociale. Il bando invece legato allo sport è un bando particolare che abbiamo promosso per la prima volta nel 2015, c'è un impegno da parte del Consiglio di Amministrazione di sostenere questo tipo di attività come un'iniziativa proprio a supporto delle nuove generazioni. Non manca mai nemmeno il settore arte e cultura che viene fortemente finanziato dalla Fondazione, diciamo praticamente dall'inizio della nostra attività. Bene. Vediamo un po' sempre bandi, anche questi freschissimi, questo freschissimo, perché anche questo promosso questa settimana, del Centro Servizi per il Territorio. Sì, i nostri sono bandi piccolini rispetto a questi della Fondazione, ma proprio perché la nostra natura, la nostra mission è diversa, è semplicemente una modalità diversa di richiedere i servizi. Nel senso che noi prevediamo una serie di servizi da carta dei servizi per tutte le associazioni che lo richiedono, però vogliamo anche premiare quelle associazioni, o più che premiare, andare incontro a quelle associazioni che magari hanno delle esigenze particolari in certi momenti e che quindi riescono a strutturare in un progetto questa loro fabbisogno, questa loro esigenza che risponde appunto all'emergenza, alla priorità di quel momento. Quest'anno c'è una novità, abbiamo un bando scuola volontariato, per cui la possibilità è un bando di idee, la novità è un po' sia il tema, cioè la scuola volontariato non c'era mai stato, e anche la modalità, perché non verranno presentati già dei progetti definitivi. Il progetto sarà costruito assieme, sarà realizzato direttamente dal centro servizi coinvolgendo coloro che hanno presentato l'idea, però appunto è un bando di idee, per cui le associazioni insieme alle scuole, eventualmente altri partner, ci diranno quali sono le loro esigenze, quali sono proprio le loro necessità, in modo che l'obiettivo non sarà però sostenere l'attività di un'associazione o sostenere l'attività di una scuola, per essere appunto chiari,
ma sarà proprio quello di promuovere la cultura della solidarietà degli studenti, per cui ci saranno diverse forme, se per fronteggiare magari certe problematiche che riguardano i giovani occorre promuovere la solidarietà, allora questi progetti, anche se non necessariamente parleranno di volontariato tout court, potranno essere sostenuti appunto attraverso il supporto del centro servizi. È un bando di 15.000 euro e non c'è un taglio minimo, non un taglio massimo, nel senso che potrebbe essere che magari si costruiscono come 10 progetti, come magari 2 o 3 progetti, certo, d'eccellenza, sarà in base alle idee che verranno proposte. E poi c'è il nostro bando classico, che è il bando di assistenza, che raggruppa un po' appunto un surplus rispetto a iniziative particolari delle associazioni, perché saranno tutti i nostri servizi che noi normalmente diamo, dal servizio di tipografia, al noleggio, attrezzature, all'ufficio stampa, tutto quello che noi normalmente diamo da carta di servizi, ma che in caso di un'iniziativa particolare che ci viene presentata, possiamo dare delle risorse aggiuntive, e per poter dare queste risorse aggiuntive appunto abbiamo presentato questo bando che scade il 31 marzo, il primo bando che scade, però lo dividiamo in due sessioni, il budget complessivo è di 25.000 euro, però per venire incontro alle diverse esigenze delle associazioni anche in termini temporali ci sarà una prima sessione appunto il 31 marzo con 15.000 euro di risorse, una seconda sessione il 30 settembre per i progetti che verranno realizzati nella seconda metà dell'anno, con scadenza 30 settembre. Direi che vedere una ricchezza così su un territorio come il nostro ci fa dire 2 cose fondamentalmente. Da un lato che c'è un grande bisogno, perché penso che per entrambe le realtà le risposte siano sempre notevoli e ingenti. Dall'altro una grande ricchezza di donazione. Mi incuriosisce, se possiamo approfondirlo, quell'idea proprio dei fondi, cioè questi fondi mi pare che nascono da esperienze molto personali, molto locali per certi, sì, aspetti, no? Come è nata questa... Come dicevo, i fondi sono un po' la caratteristica delle fondazioni di comunità, cioè lo strumento attraverso il quale diversi donatori, dalla persona fisica, il cittadino, l'azienda, l'organizzazione, decidono di collaborare con la fondazione per il sostegno di iniziative sociali a favore del territorio. Al nostro interno abbiamo dei fondi memoriali, ad esempio, che vengono intitolati alla memoria di persone scomparse, che vengono, le cui risorse vengono utilizzate appunto per il sostegno di iniziative nei vari settori di intervento della fondazione. Abbiamo un esempio che è aziendale, che è quello del Fondo Alessi, che è una sorta di fondazione Alessi all'interno della fondazione. Questo è un fondo che è molto attivo, lavora molto bene, ogni anno emette 2 bandi grazie alle risorse che l'azienda mette a disposizione del territorio. I bandi che questo fondo emette sono più semplici, diciamo, da un certo punto di vista rispetto a quelli che emette la fondazione, nel senso che riusciamo a sostenere per intero il costo totale del progetto, che invece è una peculiarità, certo, che noi con le nostre risorse non possiamo fare. Oppure abbiamo dei fondi geografici dove ad esempio alcune realtà territoriali, comuni o d'unione dei comuni si assemblano e decidono di destinare delle risorse per iniziative sociali sui loro territori di riferimento. Questo è un servizio che la fondazione rende al territorio in maniera assolutamente gratuita, e anzi tengo a dire che è proprio l'attività specifica che la fondazione di comunità svolge sul territorio. In questo senso il dono diventa una forma, no? È come se il dono non fosse lasciato semplicemente a se stesso, ma acquistasse forma. Esatto. Entrambe in qualche modo operate nel mondo del no profit, del volontariato, da qualche tempo. Adesso io sono curioso e mi piacerebbe capire in fondo che cosa vi ha spinti, no? Partirei con Federica, a entrare in questo mondo. Cioè, non è un lavoro come tutti gli altri, penso, no? Il fatto, no, di essere lì a contatto tutti i giorni con i bisogni e le esigenze e creare, in qualche modo costruire delle possibili risposte. Cosa ti ha portato in questa dimensione? Beh, certamente la curiosità di scoprire un settore che in Italia peraltro sta crescendo in maniera davvero importante, e dall'altra sicuramente la gratificazione che questo lavoro porta. Da una parte si ascoltano i bisogni, dall'altra si ascoltano le possibilità e le disponibilità di alcuni donatori, e la fondazione ha proprio questa opportunità di mixare questi due contesti, queste due situazioni, e portare alla luce dei progetti significativi per il territorio.
è di per sé un lavoro molto gratificante, come dicevo, ma lo è ancora di più se si è cittadini di questo territorio, quindi tocco con mano veramente le risposte che la Fondazione dà al territorio. È vero che i nostri primi interlocutori sono le organizzazioni no profit, ma io dico sempre che c'è un beneficio che di fatto è indiretto e arriva a una comunità che va oltre la sola organizzazione no profit, e questo credo sia il valore aggiunto che la Fondazione di Comunità sta portando a questo territorio. Questo è proprio l'esempio di come uno in fondo finisca per incarnare in qualche modo il lavoro che fa, mette il proprio cuore, la propria passione. Allora, quando diciamo i testimoni positivi, probabilmente intendiamo proprio questo, cioè qualcuno che faccia suo, no? Che riesca a trasformare il lavoro in qualche modo in una missione, e sì, questo è molto bello. Caterina, lo stesso vale... Ma io faccio sempre una battuta, dico che per fare il mio lavoro, cioè, vengo pagata, invece dovrei pagare per farlo, lo dico sempre, perché effettivamente siamo delle persone privilegiate, cioè per certi versi quando vedi il bisogno che c'è, a volte può cioè, accadere di sentire, di avere un certo senso di impotenza. Però in realtà è molto più forte invece questa possibilità di essere a contatto innanzitutto, vabbè, con persone eccezionali, perché comunque le persone che si occupano, che fanno volontariato, sono spinte da una tensione ideale che ovviamente per chi lavorasse magari in un altro settore come il profit, che deve guardare i numeri, che deve guardare i risultati di un altro tipo, non può avere questa possibilità di fare questi incontri. E poi nello stesso tempo vedo che comunque, non so come dire, mi viene a dire il cuore dell'uomo è uguale per tutti, no? Per cui quello che a me dà soddisfazione, cioè quindi mi gratifica poter essere utile per loro, poter essere utile per i destinatari dell'associazione volontariato, alla fine è quello che dà soddisfazione anche a loro, quindi questo desiderio di sentirsi utili, di poter fare qualcosa, è forse perché è proprio la natura nostra, no? Per cui abbiamo la possibilità di assecondare, di rispondere a questa nostra natura, e quindi più di così. Noi infatti diciamo sempre, no, che non si fa il volontario, ma si è volontario, e questo penso che valga davvero per chiunque operi in questo ambito, in realtà vale per chiunque viva la vita con pienezza e tensione. Una sfida è stata vinta, ce ne saranno altre? Qual è la sfida che adesso attende la Fondazione Comunitaria? Assolutamente, l'ha proprio lanciata il nostro presidente sabato scorso in occasione della presentazione dei bandi. Abbiamo vinto la sfida patrimoniale, adesso ci aspettano altre sfide. Certamente la prima riguarda un maggior coinvolgimento da parte della nostra comunità e coinvolgimento delle persone, dei cittadini del VCO alla crescita della Fondazione Comunitaria del VCO. Per crescita non si intende solo una crescita economica, ma anche culturale, di vicinanza. Abbiamo bisogno di spunti, abbiamo bisogno di idee progettuali, abbiamo bisogno di persone che si mettano a disposizione e portino relazioni alla Fondazione. Questo perché, come si diceva, la Fondazione ha l'opportunità di fare da intermediario a una serie di situazioni, quindi più idee, più opportunità giungono alla Fondazione, più si ha l'opportunità di tradurle concretamente. Dal punto di vista invece tecnico-operativo, la nuova sfida che abbiamo lanciato è proprio la raccolta delle donazioni a progetto, cioè la Fondazione si sta attivando come una vera e propria piattaforma di crowdfunding, che oggi vengono così nominate. Sostenute. Quindi la Fondazione dà la possibilità ai donatori che vogliono sostenere le iniziative che già la Fondazione sostiene, ricordo sono oltre un centinaio all'anno, di donare attraverso la Fondazione. La Fondazione, senza trattenere alcuna quota delle donazioni, gira questa liberalità direttamente al progetto che il donatore intende sostenere. Quindi vorrei proprio invitare la comunità del Verbano Cusio Ossola a visitare il nostro sito, le nostre pagine social, vedere come si sta attivando la Fondazione sul territorio e verificare se c'è qualche progetto di loro interesse che possa essere sostenuto. Questa è un po' la sfida della Fondazione. E la sua sfida quando si alza la mattina qual è? Fare sempre di più e fare sempre meglio, c'è tanto da fare, ci sono tante opportunità, la Fondazione è un posto dove si può fare, ci sono idee, ci sono risorse, ci sono persone che si danno da fare, quindi ritengo ci siano tutti gli elementi per fare e per fare bene, e io mi metto all'opera per questo. Per fare questo. La sfida quotidiana del volontariato qual è? La sfida quotidiana del volontariato è riuscire a non arrendersi se non si può rispondere immediatamente al bisogno che si ha di fronte, ma cercare, non lo so, la forza soprattutto nella condivisione, mi verrebbe da dire.
Sì, perché veramente il volontario si trova costantemente di fronte, come in prima linea, no? Di fronte a grandi bisogni. È vero, non bisogna scoraggiarsi, perché a volte questi sembrano insuperabili, dall'altro canto uno si rimbocca le maniche e c'è, no? E penso che il centro servizi abbia affrontato questa sfida e lo faccia, no? A 360 gradi, e intenda farlo anche in prospettiva. Noi cerchiamo di essere con loro, no? Più che per loro, cioè siamo per loro, però ci rendiamo conto che ciò di cui hanno bisogno tante volte è proprio che vengano accompagnati, che è proprio un po' il nostro ruolo, cioè dare forse quella sicurezza, dare quel tifare per le associazioni di volontariato che ce la possono fare, che noi siamo al loro fianco e quindi tutto quello che può essere il nostro, la nostra professionalità, ma anche come dicevamo prima, una passione, il nostro cuore, la nostra intelligenza, viene utilizzata e messa a loro disposizione. Bene, io direi che questa sera abbiamo fatto una carrellata velocissima di opportunità, occasioni, strumenti, enti che operano sul nostro territorio a favore del no profit e del volontariato. Quel principio di sussidiarietà dal quale siamo partiti questa sera ha preso, come dire, un volto un pochino più chiaro, più preciso. Sappiamo a chi rivolgerci, chi guardare, cosa chiedere. E questo è un po' lo scopo di questa nostra trasmissione. D'altro canto abbiamo solo iniziato, gli appuntamenti continueranno, soprattutto con la Fondazione Comunitaria, che entrerà sempre man mano, no, con l'aiuto di Federica, nello specifico, nel tempo a presentarci i bandi e le opportunità per il nostro territorio. Bene, io vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento e ringrazio le nostre due ospiti, Caterina e Federica. Grazie, buonasera.